La mensa è aperta ed è in funzione regolarmente. Il presidente Massimo Secchi e il direttore generale Antonio Larghitu dell'ERSU hanno visitato la struttura per rassicurare gli studenti che usufruiscono del servizio di ristorazione. Dopo lo stato di agitazione e disagi della giornata di lunedì, dovuto alla protesta dei lavoratori del Marconi Group che gestiscono il servizio self-service e pulizia delle stoviglie, che non ricevono lo stipendio, tutto torna quasi irregolare. Solo qualche lieve rallentamento nella somministrazione, così come già messo in preventivo, ma che non ha creato alcun problema alla linea. Allora, come vedete, la mensa è in pieno funzionamento, stiamo erogando i pasti con regolarità, qualche rallentamento dovuto chiaramente alla mancanza di qualche addetto alle linee self, ma una cosa assolutamente sopportabile, quindi qualche tempo d'attesa un po' maggiore rispetto alla precedenza, però voglio dire, stiamo cercando di garantire comunque il pasto agli studenti mattina e sera regolarmente, siamo sereni del nostro operato. Chiaramente stiamo garantendo i pasti per tutti, pendolari, fuorisede, tutti coloro che hanno diritto, quindi ragazzi state tranquilli, la mensa è in funzione, non ci sono assolutamente disservizi, la mensa non chiude come erroneamente è stato riportato da alcune testate, stiamo garantendo il servizio, ripeto, e contiamo di garantirlo fino al termine dell'anno accademico, quindi tranquilli, non ci saranno problemi.